quarta edizione Il Sognatore. Mi veniva subito da dire quella frase importante: non smettere mai di sognare. Voi non avete mai smesso di sognare? No, noi sogniamo dalla mattina alla sera, invece di dormire sogniamo. Anche perché poi i sogni si avverano. Sì, si avverano, perché nato così come scommessa 4 anni fa questo premio, ci pensavamo da anni, però dovevamo trovare il momento giusto, è nato, sta proseguendo, siamo alla quarta edizione, quest'anno veramente ospiti e premiati d'eccezione. Ecco, parliamo un po' di come si arriva a essere premiato. So che la selezione è anche molto sofferta, perché ci sono altre persone che magari vorrete premiare l'anno prossimo. Oggi abbiamo, diciamo, un po' l'eccellenza dei sognatori, o chi ha fatto sognare nel tempo. Sì, certamente, perché noi cerchiamo di dare dei premi non istituzionali, cioè scegliamo proprio, vogliamo dei sognatori, e ci piace anche ricordare delle persone che sono delle artiste ancora attuali, però che nel passato hanno fatto molto sognare. Sì, ai bimbi che grandi. Sì, infatti, noi stasera abbiamo Elisabetta Viviani che con le operette, con tutta una serie di sue esibizioni, ma soprattutto con la Sea Glide, ha fatto sognare tanti bambini, anche con la Walt Disney. Abbiamo Miranda Martino, che è proprio questa icona della musica napoletana nel mondo. Abbiamo poi uno sportivo. Oggi ancora bella. Ancora bella, e poi bella come la nostra editrice. E poi sulla cresta dell'onda, perché è uscito proprio in questi giorni una sua autobiografia molto molto scabrosa. E poi lo sport. E poi lo sport abbiamo Pino Porzio, non è il solito calciatore. E poi abbiamo un'imprenditrice, cioè lo sconosciuto, perché noi diamo sempre un premio a uno sconosciuto, che è Luana Cavazzuti, che poi tra l'altro lei è la figlia di un calciatore anche abbastanza importante, Cavazzuti. E poi abbiamo questo violinista elettrico, Andrea Casta, che è conosciuto in tutto il mondo, che poi vi delizierà con una sua performance. Dulcis in fundo, per tutti gli occhi delle giovani e delle signore che sono qui presenti, abbiamo il bello del cinema, Mario Ermito. Certo che da giovane avere dei riconoscimenti, diciamo, all'inizio di una carriera anche brillante, devo dire la verità, porta già un orgoglio, no? Ma quanto sarò grande nei prossimi 100-200 anni, chissà cosa. Beh sì, guarda, è sempre una grande emozione ricevere un premio, poi soprattutto tornare qui a Napoli, che per me rappresenta la mia seconda casa. Poi ho debuttato come attore al Maschio Angioino, quindi quale migliore occasione di tornare nel posto che mi ha battezzato come attore. Adesso tra poco uscirà nelle sale cinematografiche un film dove ti vede coprotagonista, voglio dire, un sindaco, no? Sindaco su... Sì, allora il film si intitola Detective per caso, 18 e 19 marzo in tutti i cinema UCI e The Space di tutta Italia, quindi vi invito ad andare a guardarlo. Per quale motivo poi? Diciamolo. Spiego subito. Questo è un film interamente girato con attori con sindrome Down e disabilità dell'Accademia. C'è un doppio motivo. Esatto. Andare. Dell'arte nel cuore Onlus. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello che dove c'è talento non esistono barriere. Il pubblico che guarderà il film abbatterà ogni tipo di pregiudizio nei confronti di questi ragazzi speciali e si ritroverà davanti dei veri e propri attori, perché questa è un'accademia di recitazione vera e propria. Quindi io vi invito a guardarlo, con me hanno partecipato attori del calibro come Claudia Gerini, Valerio Mastrandrea, Lillo Petrolo, La Cortellesi e tanti altri, Massimiliano Bruno. Diciamo che questo premio di sognatore possiamo condividerlo con loro. Assolutamente sì, allora io mi reputo un sognatore da sempre, credo che morirò sognando. I sogni si avverano. Walt Disney diceva: se puoi sognarlo puoi farlo, ed io posso dire che in effetti aveva ragione, in quanto io sognavo di fare l'attore e ho raggiunto questo sogno. Dicevamo di non smettere mai di sognare, perché poi sognando i sogni si avverano. Ma i sogni sono desideri. Poi tu sei stata un po' nell'immaginario collettivo dei bimbi, ma anche dei grandi. Hai accompagnato una generazione, forse due. Sì, certo, ho fatto tante cose nella mia vita. Ho fatto cinema, teatro, ho fatto Heidi, ho fatto le operette, ho fatto il Festival di Sanremo, quindi un po' nell'immaginario generale. Perché sei una sognatrice?
Ma io sono sempre stata una sognatrice, sono un po' bambina, quindi sono rimasta un po' bambina dentro. Mia figlia dice che sono troppo bambina, che dovrei sognare un po' meno per stare con i piedi per terra, però senza sogni non si vive. Poi per esempio, ti faccio un esempio, prima di Natale ho desiderato di tornare a Napoli. È stato un momento di... Ho detto, mi piacerebbe, mi è venuto in mente un giorno, no? Mangiare, non so, le sfogliatelle, quelle cose che mangiavo tanti anni fa quando sono stata qua. È arrivato questo, quindi sognare non fa male, no? Ah, si fa bene, intanto presentiamo il produttore del tuo... Claudio Damiani. Claudio, c'hai un nuovo lavoro, vero? Sì, questo qua... Facciamolo vedere anche. Facciamolo vedere. Sì, questo disco è nato un anno fa, esattamente, perché? Perché la canzone che dà il titolo, che una volta inizialmente si intitolava I ragazzi della mia età, perché era stata incisa così come provino da una ragazzina di 14 anni. Poi lei non ha voluto fare più niente. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, io ho detto, ascolta, se io ti faccio un bel lavoro, un bel discorso... che può dire una donna della tua età, sì, proviamolo, e poi è nata questa e le altre 9 che hanno completato. Mi era piaciuto tantissimo. Vincere, no, con lei sì, sicuramente, adesso pensiamo un'altra cosa, sì, certo, ma noi ci conosciamo talmente tanti anni che sì. Miranda Martino, un nome che ha girato il pianeta, lei ha avuto tanti riconoscimenti in tutto il mondo, per le sue belle canzoni, per la sua voce straordinaria. Oggi il premio Il Sognatore, che significato ha per lei? Ah beh, Il Sognatore è una bellissima parola. Sono i sogni che ognuno di noi ha quando nasce, quando comincia ad avere la consapevolezza di quello che sei nella vita e che sogni. Io sognavo di essere, pensa un po', è una cosa incredibile, nessuno ci crede, o la maestra elementare o una suora missionaria. E invece mi si sono aperte le porte della RAI e ho vinto il concorso ed eccomi qua. Lei ha avuto un dono nel suo paniere, tanti altri, ma quello della voce è straordinaria. Anche quella è una voce effettivamente che io non posso dire di... ce l'avevo. Avevo anche mia sorella che faceva la cantante lirica e che aveva una voce incredibile. Io avevo la voce addirittura da soprano leggero, prendevo addirittura il mi sopracuto, quello che io ho fatto con Morricone, non con Morricone, con Trovajoli. E quando sono andata a fare questo... Non è che a me piaceva fare la cantante, non mi interessavano le canzonette, perché io amavo la musica sinfonica, il melodramma italiano. Classico. Molto, molto più classico. E quindi però mi sono trovata in quell'ambiente, che diciamolo fra noi, un ambiente infernale. Però lei si è difesa bene. A detti stretti. Mi sono dovuta difendere, però insomma è stata dura, molto dura. Dopo le chiederò quale canzone le è rimasta più nel cuore. Intanto la signora Miranda Martino scrive un libro, Caduta di un gorgo di torbide passione. Facciamolo vedere, lo consiglio agli amici per la lettura. Di cosa si tratta? È la mia autobiografia, ho praticamente estratto i miei fantasmi che mi portavo dentro da tanti anni, ho voluto farli li ho scritti tutti lì. Tutti qui? Sì, sì, ce ne sono tanti. Se si aprono, come per magia. Ma voi leggetelo e vi renderete conto. Infatti stamattina ho avuto un bellissimo messaggio nel mio cellulare. Questo vigile che io avevo conosciuto non so come a Genova, anzi ad Alassio: sto leggendo il tuo libro, è bellissimo, sono qui che addirittura mi ripeto di nuovo per sapere bene come è stata la tua vita, e mi ha fatto un sacco di complimenti, e questo mi ha fatto molto piacere, capisci? Certo. E a quale canzone lei è più affezionata? È un po' come dire alla mamma quale figlio preferisce, voglio dire, però. Ma guarda, c'è una canzone che lei... Io non sono di quelle che ho fatto io, che ho lanciato io,
Io non è che ho fatto grandi successi, ma la prima canzone che ho cantato, che me l'ho fatta in un solamente, si dice take, un solo take, Meravigliose labbra. Non so se tu te la ricordi. Ah, forse sì, forse no. Ma sei troppo giovane. L'ho fatta nel 59. Avevo 2 anni. Che rabbia, ti odio, no, ti odio. Io no. L'amiamo e consiglio ancora a casa agli amici di seguire questa donna straordinaria, Miranda Martino, che è stata con noi, che ringrazio, e di leggere un po' per magia, questi diavoletti, questi elfi, queste personalità che escono da questo libro, Caduta in un gorgo di torbide passione. Devi sapere che questa frase non è che me la sono inventata, è qui. Era mia madre che me lo diceva e io pianto molto. Assessore, quando ci sono dei premi, dei riconoscimenti alla città, alle persone, alle eccellenze di questo territorio, fa sempre piacere. Il comune, anche il suo assessorato, è vicino a chi promuove queste attività. Ma certo, non c'è dubbio. Io penso che questa città ha tante energie preziose, tanto impegno, tanta disponibilità, tanta generosità, e quindi è giusto dare un segno di riconoscimento alle persone che per amore della città sognano, si impegnano, si danno da fare, e quindi le istituzioni, in primo luogo chi rappresenta la città istituzionalmente, non può mancare in queste occasioni e dare il proprio apporto e sentirsi insieme a tutti coloro che si danno da fare e si rimboccano le maniche. Poi so che i comuni sono sempre a fare i conti in rosso, cose, però sognare non costa nulla, quindi bisogna far sognare le persone. Sì, specialmente di questi tempi in cui appunto violenze, orrori, solitudini, difficoltà e disagi sono tantissimi. Ecco, sognare non vuol dire fuggire dalla realtà. Non vuol dire mancare un obiettivo. Vuol dire sapere trovare in sé le energie per superare le difficoltà e avere sempre dentro quella speranza che serve ad affrontare le difficoltà, e soprattutto non dimenticarsi mai di sognare insieme agli altri. Pino, è vero che poi gli atleti sono quasi tutti, se non tutti, dei sognatori? Sì, perché l'atleta chiaramente è uno sportivo, ma è anche un artista nell'anima. Noi la creatività, sicuramente c'è il sacrificio, il lavoro, ma l'energia creativa, il pensiero, il sogno è presente ogni giorno. Accompagnalo. E ogni atleta, anche il bambino che inizia, il dilettante, il semiprofessionista, il professionista, sogna. Qual è il sogno principale? Partecipare alle Olimpiadi, no? È il massimo sogno di uno sportivo. Sto parlando delle Olimpiadi, tu hai raggiunto dei traguardi di grande eccellenza. Possiamo dire che tu sei l'atleta più medagliato, voglio dire, al momento? Sì, io sono stato fortunato, anche bravo, per carità, ma ho avuto una carriera felice. Ho fatto il mio primo percorso tra il club, il Posillipo e la nazionale, e ho giocato tutta la mia carriera qui a Napoli. Abbiamo vinto tutto, eravamo, ecco, un gruppo di sognatori, perché era una squadra straordinaria di grandi talenti, ma di amici, coppie di fratelli, quindi abbiamo vissuto questo sogno magnifico che poi si è concretizzato anche col grande ciclo della nazionale degli anni 90, dove abbiamo vinto tutto. Però se dovessi scegliere, ecco, il sogno realizzato è quel di aver vinto tutto qui a Napoli, e soprattutto con una squadra di napoletani, di amici, di fratelli. Abbiamo insieme raggiunto il sogno. Adesso ti sei spostato un po' più, posso dire, un po' più oltreoceano. Sì, ad arrivare al Canada, ho saputo che... Sì, è un'esperienza diversa, perché anche il ruolo dell'allenatore, ho fatto il mio percorso qui in Italia, ho allenato al sud come al nord, oltre che a Napoli, e dopo parecchi anni fatti alla massima velocità, volevo fare un'esperienza diversa, sono andato ad allenare la nazionale canadese, un altro mondo, un'altra cultura sportiva, ecco, un altro sogno, quello di provare a realizzare e raggiungere degli obiettivi con squadre diverse, un'altra lingua, altre problematiche, un'altra cultura, ma comunque un arricchimento, e sto vivendo questo sogno con loro.
e a fine luglio, inizio agosto giocheremo i giochi panamericani proprio per tentare di raggiungere il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Sarà sicuramente un'altra vittoria. È difficile perché obiettivamente io sono ma molto... Ma già partecipare è una vittoria. Quindi il sogno c'è. Però realisticamente gli americani in questo momento sono un passo avanti rispetto a noi, rispetto anche al Brasile e alle altre squadre sudamericane. Però chi sogna e chi lavora, non, niente è precluso. Grazie. Grazie a voi.